Buonasera mister, che parole ha trovato da dire ai tifosi dopo la partita? Ma ci sa poco da parlare, da noi vogliono evidentemente prestazioni diverse come lo vogliamo noi e quindi c'è poco da... noi dobbiamo parlare poco, quindi tutto qua. E il fatto di parlare poco si è già detto altre volte, sembrava che la partita di sabato scorso col Perugia avesse messo in campo un Parma più comprensivo delle esigenze della Serie B. Basta il fatto di aver segnato presto una volta e di aver preso gol presto la volta dopo a spiegare questa metamorfosi invece? Ma questo non, sicuramente il gol ha agevolato ancora di più il lavoro del Cosenza, però insomma, c'era tutto il tempo per... poter recuperare, abbiamo avuto anche delle diverse situazioni insomma, che avremmo, ma al di là di poi che insomma, meritavamo qualcosa in più o meno, questo insomma c'è poco da... certo c'era tutto il tempo per portare la partita in una maniera diversa. Visto che la formazione iniziale era praticamente la stessa, che cos'è allora che l'ha delusa rispetto a sabato scorso? No, non ho capito. La formazione iniziale era praticamente la stessa, sì, a parte col Perugia si è vinto nettamente, meritatamente, col Cosenza che pure era pari in classifica del Perugia invece si è fatto male. La differenza di atteggiamento, di comportamento dei giocatori cos'è stata allora? Ma questo domenica scorsa abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro un tipo di squadra e c'era l'intenzione di voler dare una certa continuità e a parte, ripeto, l'infortunio di Osorio e quindi l'inserimento di Balog, è chiaro che poi la partita, ogni partita è diversa, uno si immaginava, anche io immaginavo una partita simile Perugia, e solo che in quel caso il Cosenza ha trovato subito un gran gol e poi da lì la partita per noi si è complicata. Quando Io ho visto un approccio molto molle della sua squadra, come se avessero preso un po' sotto gamba la partita. Le risulta o è soltanto una mia impressione? No, noi prendere sotto gamba non siamo in una condizione di prendere sotto gamba nessuno. Io credo che non ci sia proprio quel tipo. Abbiamo preso un gol. E dal campo non ho avuto la sensazione degli spazi che ci sono creati, ma è troppo facile, ci sono entrati in quella zona e poi abbiamo ribattuto, poi chiaro che con la voglia di andare a recuperare si è aperta un po' di più la partita e il Cosenza è diventato sempre più solido, però non è stato assolutamente un atteggiamento presuntuoso. Lei nella presentazione di conferenza stampa prepartita aveva detto che questa gara si sarebbe decisa a centrocampo, è stato così? Se la partita, insomma, dopo il gol è stato totalmente diverso, il gol è venuto troppo presto e quindi si è abbassata ancora di più la partita, il baricentro, quindi lo spa, era tutto dentro la metà campo. E, certo che in mezzo al campo avendo Florenzi e anche Marras con un passo quando si sono abbassati, quando noi abbiamo voluto recuperare la partita, in quel caso ci siamo esposti un po' a delle situazioni pericolose, però una partita che si è rotta troppo presto. Al di là dell'approccio che sembra un po' con la partita precedente col Bari, ha preso il gol, poi un po' sembra che sia entrata, come dire, la paura di ripetere quella prestazione. Quanto sono, al di là anche delle prestazioni, dell'intensità che ci ha messo il Cosenza, che ovviamente ha bisogno di fare punti, quanto sono mancate? Tutti, praticamente avete una difesa nuova. Quanto sono pesate le assenze nella squadra, al di là del fatto che comunque chi va in campo merita... No, beh. Lascia parlare poco degli assenti, oggi in campo c'era il Parma, c'eravamo noi e quindi al di là di quello che insomma cercate, ha fatto una buona gara anche lo stesso Balog e poi i cambi sono stati successivi perché volevamo recuperare, avevamo bisogno di maggiore spinta con Zagaridis, però
su questa partita, poi il secondo tempo avremmo certamente meritato il pareggio, questo non, ma per le occasioni, per le situazioni, sì è vero, erano un uomo in meno, ma il rammarico più grosso è proprio perché nella prima parte abbiamo concesso qualcosa in più al Cosenza. Grazie, sta arrivando Vasco.